Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi avevamo programmato una puntata interamente sulla vita di Giovanni Falcone per ricordare la strage di Capaci, ma la scarcerazione di Giovanni Brusca, l'uomo che ha premuto il telecomando nell'attentato dove morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È fatto sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, ci ha imposto di fare una nuova puntata sulla giustizia nel nostro paese. L'opinione pubblica infatti è ancora sconvolta dalla notizia della scarcerazione di Brusca e le reazioni non smettono di surriscaldare persino le stanze del potere della politica. Cercheremo di capire lo stato in cui versa la giustizia nel nostro paese insieme a due tra i giuristi più importanti e qualificati, che vado subito a presentare partendo dal consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Soci, che voi ormai conoscete molto bene. Buonasera dottor Soci, bentornato in trasmissione. Buonasera direttore, buonasera a tutti. E naturalmente una new entry, il presidente, già presidente del Tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon, conosciutissimo insomma, a chiunque si sia occupato di giustizia. Buonasera dottor Schiavone, benvenuto in trasmissione. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Visto che ho parlato già in apertura del cambio di scaletta, direi di mandare subito in onda il video sul piccolo Giuseppe Di Matteo, che è quella che poi è forse l'omicidio più orrendo che sia mai compiuto, perché nessuno deve scordarsi cosa è successo quel 11 gennaio del 1966. Poi darei la parola a lei, dottor Soci, a lei il compito di aprire questa trasmissione proprio sulla liberazione dell'ex capo mafia, extra virgolette, naturalmente, poi è tutto da vedere, Giovanni Brusca, che inevitabilmente ha riacceso il dibattito sullo stato della giustizia nel nostro paese. Ecco, io invito la regia a mandare in onda il video. Il delitto di Giuseppe Di Matteo, un ragazzino di 13 anni, è uno dei delitti più atroci della mafia. Fu ucciso nel tentativo di far tacere suo padre, Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia ed ex mafioso. Venne rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993. Aveva quasi 13 anni. Il blitz è messo in atto da un gruppo di mafiosi che agivano su ordine di Giovanni Brusca, allora latitante e boss di San Giuseppe Jato. Secondo le deposizioni di Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento, i sequestratori si travestirono da poliziotti della DIA, ingannando facilmente il bambino, che credeva di poter rivedere il padre in quel periodo sotto protezione, lontano dalla Sicilia. Agli occhi del bambino, racconta Spatuzza, siamo apparsi come angeli, ma in realtà eravamo dei lupi. Lui era felice, diceva papà mio, amore mio. Il piccolo fu legato e lasciato nel cassone di un furgoncino Fiat Fiorino prima di essere consegnato ai suoi carcerieri. La famiglia lo cercò in tutti gli ospedali della città, ma quando nel dicembre 1993 un messaggio su un biglietto giunse alla famiglia con scritto «Tappaci la bocca» e due foto del bambino che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993, fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo. Il 14 dicembre 1993 Francesca Castellese, moglie di Di Matteo, denuncia la scomparsa del figlio. Secondo le ricostruzioni, per tutto il 1994 il bambino venne spostato in vari rifugi della provincia di Trapani e di Agrigento e nell'estate 1995 fu rinchiuso in un vano sotto il pavimento in una sorta di casolare bunker costruito nelle campagne di San Giuseppe Jato. Lì rimase 180 giorni fino alla sua uccisione. Santino Di Matteo non si piegò al ricatto e dopo un tentativo andato a vuoto di cercarlo con Gioacchino alla Barbera e Balduccio Di Maggio, anche loro collaboratori, decise di proseguire la sua collaborazione con la giustizia. Quando Brusca viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo, si decise di vendicarsi sul bambino. Brusca ordinò così l'uccisione del ragazzo, ormai fortemente dimagrito e indebolito per la prolungata e dura prigionia. Venne strangolato e successivamente sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996, poco prima di compiere 15 anni, dopo 25 mesi di prigionia, lunghi ben 779 giorni. Gli esecutori materiali del delitto furono Vincenzo Chiodo, Enzo Salvatore Brusca e Giuseppe Monticciolo. Per il sequestro e l'omicidio di Giuseppe, oltre che Giovanni Brusca, furono condannati circa 100 mafiosi, tra cui Bagarella, Benigno, Bonmarito, Giacalone, Giuliano, Graviano, Grigoli, Matteo Messina Denaro,
Michele Mercadante, Biagio Montalbano e Gaspare Spatuzza. Il pentito Vincenzo Chiodo, durante il processo, racconta quell'orrore. Il bambino non ha capito niente perché non se l'aspettava, non si aspettava niente. Io ho aperto la porta, ho fatto pure fatica ad aprirla perché era arrugginita, c'era molta umidità. Ho detto al bambino, io ero ancora incappucciato, di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi a piedi del letto, in un angolo con le braccia alzate e con la faccia al muro. Allora il bambino, per come gli ho detto, si è messo di fronte al muro, diciamo, a faccia al muro. Io ci sono andato da dietro, ci ho messo la corda al collo. Tirando con uno sbalzo forte me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sopra le braccia inchiodandole in questa maniera. E Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che si muoveva. Nel momento dell'aggressione io ho buttato il bambino giù a Monticciolo e Monticciolo si stava avviando per tenere le gambe. Gli dice: mi dispiace, rivolto al bambino, tuo papà ha fatto il cornuto. Nello stesso momento o subito dopo Enzo Brusca dice: ti dovevo guardare meglio negli occhi miei. Eppure chi lo doveva dire? Queste sono state le parole, diciamo, al bambino. Mi ricordo il bambino, me lo ricordo quasi giornalmente la faccia, mi ricordo sempre, ce l'ho sempre davanti agli occhi. Il bambino non ha capito niente perché non se l'aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione più di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava mangiare, non ci mancava niente, ma sicuramente, non lo so, mancanza di libertà. Il bambino, diciamo, era molto molle, era tenero, sembrava fatto di burro. Penso che non ha capito niente, neanche lui ha capito. Dice: sto morendo, penso non l'abbia neanche capito. Il bambino ha fatto solo uno sbalzo di reazione, uno solo e lento, ha fatto solo quello e poi non si è mosso più, solo gli occhi, cioè girava gli occhi. A me poi sono cominciate a tremare le gambe ed io ho lasciato il posto a Monticciolo, che lui mi ha detto di andare anche sopra. Dopo averlo spogliato ci abbiamo tolto, aveva un orologio al polso e tutto, abbiamo versato l'acido nel fusto e abbiamo preso il bambino. Io l'ho preso per i piedi, Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio, l'uno, così l'abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati sopra. Andando sopra abbiamo lasciato il tappo del tunnel socchiuso per far uscire il vapore dell'acido che usciva. Quando siamo saliti sopra, Enzo Brusca e Monticciolo mi hanno baciato, dicendo che mi ero comportato, come se mi avessero fatto gli auguri di Natale o chissà, complimentandosi per come mi ero comportato. Sono andato giù, sono andato a vedere lì, e del bambino c'era solo un pezzo di gamba e una parte della schiena, perché io ho cercato di mescolare con un bastone e ho visto che c'era solo un pezzo di gamba e una parte, però era un attimo, perché sono andato, uscito, perché lì dentro la puzza dell'acido era, cioè si soffocava. Poi siamo andati tutti a letto a dormire, abbiamo dormito lì. Ecco, dottor Soci, io veramente mi viene la pelle d'oca solo a sentirlo, il racconto della testimonianza fatta in tribunale. Come si può scordare un delitto così atroce? Ma l'ordinamento italiano per certi delitti prevede l'ergastolo, insomma. Cioè, Brusca è sostanzialmente uno che ha confessato, dice lui, da 100 a 200 omicidi, non riusciva nemmeno a contarli. Diciamo così, sintesi giornalistica, si mette in mezzo, da 100 a 200 dice 150 omicidi. Lui ha scontato 25 anni di carcere. 25 anni di carcere, se noi dividiamo i giorni per i 150 omicidi che lui stesso dice di aver commesso e che credo siano accertati, perché c'è confessione, sono 60 giorni di carcere per ogni omicidio. Mi sembra, sotto il profilo retributivo, una pena sostanzialmente non conforme ai criteri di legge. Però c'è da dire questo. I giudici hanno accertato, non so quanto, con profondità, con serietà, ma comunque ci sono gli accertamenti giudiziari sono tutti così, detto in un altro modo, hanno accertato la collaborazione, collaboratore di giustizia. Sembra che Brusca, da quello che dicono molti, da altrettanti è però contestato questo, quello che dicono molto abbia dato un contributo all'accertamento di reati della mafia. Una cosa è certa, e qui metto a raffronto due questioni che fa capire immediatamente all'opinione pubblica e anche agli operatori di giustizia. Santino Di Matteo è un pentito di mafia, un collaboratore vero. La mafia aveva paura delle sue dichiarazioni.
tanto che gli hanno preso il figlio per farlo smettere. Io non credo che la mafia abbia paura o abbia avuto paura delle dichiarazioni di Brusca. E non credo che gli sequestrano il figlio e glielo uccidono per farlo smettere o per non farlo parlare più. Però questo, torno a ripetere, la legislazione sui pentiti non è sbagliata. Noi non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca e l'acqua sporca insieme al bambino. Dobbiamo buttare solo l'acqua sporca. Il bambino ce lo dobbiamo tenere. Perché la legislazione dei pentiti ci deriva dalla intelligenza anche di Falcone, anzi il primo che l'ha inserito, dobbiamo dire questo, è stato Cossiga con il terrorismo, e sostanzialmente il terrorismo anche per il fenomeno dei collaboratori, dei pentiti, si è sconfitto, e l'intelligenza poi di Falcone, che aveva studiato il sistema americano, perché in America il collaboratore di giustizia viene protetto, anche da noi in certo modo viene protetto, anche se in maniera molto più blanda viene protetto, e viene addirittura data l'impunità al collaboratore di giustizia in America. Ecco, sul piatto della bilancia ci deve stare la collaborazione, cioè l'apporto che il collaboratore dà allo Stato con l'impunità in America, in Italia c'è solo con lo sconto di pena. Ecco, se i piatti della bilancia sono più o meno uniformi, noi abbiamo una buona un buon utilizzo della norma sui pentiti. Se i piatti della bilancia pendono in una maniera o in un altro, ecco che noi non abbiamo un buon utilizzo della legge sui pentiti. Quello che voglio dire è che la legge sui pentiti, sui collaboratori di giustizia, per essere più tecnici, se è data ad un giudice giusto, onesto, accorto, è un bisturi che riesce ad ottenere dei risultati. Se viceversa è data in mano ad un chirurgo un bisturi che non sa usarlo, può fare dei danni. Io non so, in questo caso non mi pronuncio su questo caso, credo di aver fatto capire più o meno qual è il sistema della legge. Il sistema della legge è questo. Cosa ha detto Brusca? Questo bisognerebbe analizzarlo in tutti i processi. Una cosa è certa, noi ancora abbiamo dei grandi misteri, soprattutto sulla morte di Falcone, poi quella di Borsellino, ma c'è un dato che a me fa impressione. Brusca iniziò a collaborare facendo anche delle calunnie. Si pensi alla calunnia che fece nei confronti di Luciano Violante. Poi Luciano Violante ebbe la forza, il coraggio, la capacità di difendersi, e fu visto che quello che diceva Brusca sui rapporti che aveva avuto con la cosiddetta trattativa, ecco, non era vero. Ecco, allora noi dobbiamo andare ad analizzare questo pentimento: è reale, effettivo? Questa collaborazione ci ha dato dei risultati? Perché quello che può capitare è una cosa molto semplice. Io non dico che è capitato in questo caso, dico quello che può capitare coi pentiti o con i collaboratori di giustizia, torno a ripetere per essere più tecnici, è che il collaboratore di giustizia dica quello che l'accusa vuole farsi sentir dire. E in questo Falcone era molto intelligente. Diceva: tra noi e il collaboratore di giustizia deve esserci sempre la scrivania a rappresentare la distanza tra noi e il collaboratore di giustizia. Non dobbiamo familiarizzare e non dobbiamo far capire cosa ci dovrebbe dire, perché se noi gli riusciamo a far capire cosa ci dovrebbe dire, il collaboratore di giustizia, furbo per ottenere i benefici, può darsi che ci dica anche delle cose. È capitato nella storia della mafia con il pentito Scarandino sulla strage di Via D'Amelio con l'uccisione di Borsellino. Noi abbiamo avuto dei grandi collaboratori di giustizia che poi si sono rivelati depistatori di giustizia. Ecco, questo è il concetto. Analizzando questi fatti, ognuno può metterli in rapporto col caso Brusca. Se il piatto della bilancia tra il suo apporto collaborativo e il suo sconto di pena più o meno è equalitario, la bilancia non pende,
la giustizia è fatta. Se il piatto della bilancia, per come si guarda, ognuno poi guarda la bilancia col suo occhio, ecco, questo è il concetto. Dottor Schiavo, 200 omicidi, 60 giorni di carcere per ogni omicidio, va bene lo sconto di pena, ma insomma 200 omicidi sarebbero 200 ergastoli, no, a buttarla lì. Certo. Uno sconto, già uno sconto di pena, ridurlo del 99% sarebbe già uno sconto di pena, portarglielo quantomeno a uno, 25 anni per, certo, 200 omicidi, insomma, mi sembra eccessivo come sconto, che ne pensa lei? Guardi, anzitutto saluto l'ex collega Succi e lo saluto molto caramente e condivido tutto quello che ha detto. Lo condivido in tutto, solo che qui alla base di tutti i discorsi c'è un dato di fatto, che la legge sui pentiti in realtà si riferisce non a persone che necessariamente si sono pentiti, è la parola pentitismo che è impropria, è assolutamente sbagliata. E non c'è niente di pentimento. Brusca è una belva, lo ha dimostrato. Io francamente non sono convinto che abbia agito con coerenza nel collaborare. Avrà dato certamente dei contributi, io non sono in grado di dirlo. Questo, la verifica dei contributi spetta al magistrato, io non sono in grado di dirlo. Suppongo, penso che non sia che abbia evidentemente lasciato qualche mistero, qualche lacuna, però noi non possiamo giudicare in termini, diciamo, di vero pentitismo. La parola pentito è una parola assolutamente impropria, perché queste persone, il comportamento di Brusca è inutile neanche dirlo, Brusca, come ho detto, è una belva, umanamente non c'è spazio per nessun tipo di perdono, questo non c'è dubbio, sono solo sconti di pena. Resta da vedere se la quantità dello sconto di pena è proporzionata o meno, è giusta o meno. E questo io francamente, come dico, non sono in grado di dirlo. Sicuramente la legge sui pentiti è una legge che è stata già, fin dall'origine, è stata molto molto discussa. È una legge però che è servita a debellare il fenomeno anche del terrorismo, una legge chiaramente strumentale che è stata mutuata dall'esperienza americana. È una legge opportuna, sicuramente opportuna, può anche umanamente far schifo, io credo, a me fa schifo personalmente, però è opportuno, però è necessario, è uno strumento imprescindibile per lo Stato. Quindi ripeto, le parole del collega Succi sono condivisibili tutte, però io personalmente non sono in grado di dire che se c'è stata un errore da parte del magistrato. Io dovrei conoscere tutti i fatti che lui conosce molto di più, ma questo della legge sui pentiti è un problema, vi permetto di sottolineare, è un problema non della giustizia, è un problema normativo. È un problema che va rivisto forse dal punto di vista normativo, ma così come è stato dettato dallo Stato, io credo che sia uno strumento, ripeto, che fa orrore a ogni essere umano, perché però è assolutamente necessario, questo bisogna accettare. Io credo che non ci sia spazio per meccanismi, diciamo, meccanismi precisi. Tutto deriva da tutto, dipende anche dal buon senso del magistrato che la applica, e francamente questo bisognerà verificarlo nel contesto di una riforma su questo. Mi permetto anche di dire, però, di sottolineare, c'è stato un politico importante, mi riferisco all'onorevole Salvini, il quale dice: ma non sapevo che ci fosse una legge di questo tipo. Ma se c'è una legge, bisogna ovviamente cambiarla. Allora, a me pare grave e strano che lui non sapesse che c'è una legge di questo tipo. Un politico navigato come Salvini è impossibile che non lo sapesse,
E se ha detto una cosa del genere, francamente credo che non abbia detto lui la verità. Lui sapeva benissimo, è un problema normativo, ma non è un problema dei magistrati questo, non credo. Se non lo sapeva, navigava verso mari lontanissimi. Adesso ci fermiamo. Sicuramente sì. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo con Don Soci, perché ci sono delle dichiarazioni, le dichiarazioni della sorella poi di Falcone, di Maria Falcone, che sono molto importanti, che mettono proprio in dubbio il fatto che Brusca abbia potuto dire tutto quello che poi di fatto sapeva. Ci vediamo fra 3 minuti. Siamo nuovamente collegati con i nostri ospiti. Dottor Soci, adesso io le leggo le dichiarazioni di Maria Falcone, la sorella di Giovanni, la quale oltre a esprimere il proprio dolore dice: ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Ma poi riporta a galla un tema sommerso dal silenzio su quelli che restano i dubbi sulla completezza delle rivelazioni di Brusca e quelle relative anche al suo patrimonio, che potrebbe in parte essere ancora in possesso dell'ex, sempre tra virgolette, capo mafia. Dice infatti: la stessa magistratura in più occasioni ha espresso dubbi sulla completezza delle sue rivelazioni, soprattutto quelle relative al patrimonio, che probabilmente non è stato del tutto confiscato. Non è più il tempo di mezze verità e sarebbe un insulto a Giovanni, Francesca, Vito, Antonio e Rocco che un uomo che si è macchiato di crimini orribili possa tornare libero e godere delle sue ricchezze sporche di sangue. Ecco, dottor Soci, parole durissime che di fatto rimettono in discussione tutto quello che poi si è detto sulla veridicità, sulla completezza delle dichiarazioni di Brusca, ma soprattutto sul suo patrimonio, che definisce Maria Falcone ricchezze sporche di sangue. Ma la collaborazione deve essere valutata come effettiva, come che apporta degli elementi concreti. I giudici l'hanno valutata così, non saprei a questo punto, come ho detto prima. Posso dare solo, senza entrare nella vicenda, perché bisogna conoscere tutti gli incartamenti processuali, tutti i processi, eccetera. Posso solo dire come la legge si valuta. Tutte le leggi sono giuste o ingiuste a seconda di come vengono applicate. Io sostengo sempre che una legge ingiusta, con un giudice giusto, dà un risultato giusto. Una legge giusta con un giudice ingiusto dà il risultato completamente diverso. Il problema è che il giudice, la legge del caso concreto la fa il giudice. Evidentemente in questo caso io non ritengo che la legge sia sbagliata, perché noi dobbiamo fare questa analisi. Sostanzialmente nelle associazioni criminali chiuse, segrete, come la mafia, ma come sono tante altre associazioni, ci si può entrare solo con una grande capacità investigativa, con una grande capacità, e adesso abbiamo, perché noi abbiamo i sistemi di intercettazione efficientissimi che non avevamo 30-40 anni fa, si pensa al Trojan per esempio, e le indagini scientifiche eccetera. E se non abbiamo una grande capacità investigativa, in queste associazioni ci possiamo entrare solo ed esclusivamente con i collaboratori di giustizia. Si pensa al caso Buscetta. Buscetta ha portato un grande contributo. Lui sì che avrebbe avuto diritto e ha avuto diritto allo sconto della pena. Perché? Perché con lui si è fatto il maxi processo. Ma Buscetta doveva essere protetto addirittura all'interno della stessa aula d'udienza con i vetri blindati che noi vediamo, perché Buscetta fosse rimasto senza protezione veniva immediatamente fatto fuori. Perché? Perché la mafia aveva paura di quello che diceva. Ecco,
ma la mafia ha avuto paura di quello che ha detto Brusca? Cioè, questo è il concetto. Per valutare l'applicazione degli sconti di pena, non lo so, non saprei. Buscetta è stato protetto. Brusca oggi si dice che è protetto, riceverà l'indennità che è prevista per i collaboratori di giustizia, avrà identità protetta, avrà documenti diversi, eccetera. Non lo so se sia utile questo qui. Ecco, se Brusca. Sono più grezzo in questo punto qui. Brusca ha rivelato, e che cosa ha rivelato? Cioè, noi abbiamo in Italia sempre un punto interrogativo sulla trattativa. Chiunque parla della trattativa benefici perché ci ha detto qualcosa, ma siamo sicuri che c'è stata questa trattativa e poi siamo sicuri che c'è stata in quel senso e chi l'ha fatta e perché? Ecco, nel momento in cui qualsiasi mafioso parla della trattativa, ponti d'oro. Ma a un certo punto siamo noi alla ricerca della trattativa, ma c'è stata la trattativa, perché noi abbiamo visto gente che sosteneva che Falcone e Borsellino sono morti per la trattativa. La trattativa casomai ci sarebbe stato dopo, però noi ancora abbiamo processo sulla trattativa, che sono ancora in corso, per carità, può darsi pure che c'è stata questa trattativa, che poi dopo, torno a ripetere come ho detto in un'altra trasmissione, se lo Stato ha trattato tramite i servizi segreti per evitare stragi, ha fatto il suo dovere con i servizi segreti, naturalmente è logico che i servizi segreti servono a questo, per evitare stragi terroristiche, stragi mafiose. Se lo hanno fatto il lavoro dei servizi segreti. Ed ecco, ritenere che questa trattativa sia l'unto, cioè il demonio, sia la cosa che abbiamo trattato con la mafia, potevamo trattare col terrorismo e liberare Moro. Forse a volte la trattativa va fatta intelligentemente. Ecco, noi uno Stato morale che vede tutto come lo sterco del diavolo, che vede tutto come morale, come amorale, eccetera. Se avessero trattato con i terroristi, come qualcuno sosteneva, una parte politica lo sosteneva con forza, forse Moro era vivo, ma è logico che con queste associazioni criminali si tratta per assestargli il colpo finale, si tratta per prendere tempo, si tratta per evitare guai più seri. Ma non è che una trattativa è l'unto del demonio, sarebbe una cosa morale, eccetera. Certo, se la trattativa è politica su certi livelli, scambio dei voti, quello è un altro discorso. Quelli sono dei reati, punto. Se la trattativa è sotto il profilo dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti, per evitare danni ulteriori, la trattativa è giustificata dallo Stato perché deve proteggere i suoi cittadini da eventuali stragi o da eventuali assalti terroristici. Ecco, io non vorrei che... capita, può capitare, non dico che è capitato nel caso di Brusca, perché io non mi riferisco mai ai singoli casi, io mi riferisco sempre a questioni di carattere generale. Può capitare che alcuni magistrati, pubblici ministeri soprattutto, per ottenere dei risultati contingenti, effimeri, ma comunque per loro sempre dei risultati sono, si utilizza la legge dei pentiti concedendo dei benefici che sotto il profilo della bilancia non sono giustificati da quanto viene detto, e poi dalla verifica che quando è stato detto è tutto quello che sa, perché c'è anche un termine indicato in 6 mesi, è tutto quello che sa il collaboratore di giustizia, o è solo strumentale a ottenere benefici. Ecco, torno a ripetere, il bisturi deve essere in mano a persone e chirurghi competenti, solo così si salvano vite umane, si salva la giustizia e si salva lo Stato. Si salva oppure se il bisturi è messo in mano a gente che grezzamente, che pensa al suo tornaconto di carriera, eccetera, può utilizzare il sistema dei pentiti per fini non istituzionali, non la ratio della legge, perché la ratio della legge è giusta, dice questo, la ratio della legge, per intenderci: tu collaboratore di giustizia, dammi degli elementi che tu conosci per mettermi in condizioni di combattere il fenomeno criminoso associativo gravissimo,
e io ti riconosco uno sconto di pena. Ecco, l'interessante è non cadere nelle trappole, perché questi personaggi, i mafiosi, sono dei personaggi sopraffini. I mafiosi sono dei personaggi sopraffini che possono utilizzare a loro beneficio la legge senza rivelare cose essenziali. Tanto di cappello a Riina e a Provenzano, che sono morti nel carcere dicendo: noi non collaboriamo, noi non vi diciamo nulla, siamo dei mafiosi tutto di un pezzo. Onore al merito anche nella scelta criminale, insomma. E difatti sono finiti in carcere, hanno finito i loro giorni in carcere. Per Giovanni Brusca c'è stato un tentativo di anticipare la sua liberazione con la custodia domiciliare, con gli arresti domiciliari. A quel punto il sistema giudiziario disse: no, tu non puoi andare prima che scondi tutta la pena che ti è stata data, perché questo è il concetto. Lui ha scontato tutta la pena, quindi sotto il profilo dell'esecuzione della pena noi dobbiamo dire che c'è stata l'esecuzione della pena, quella che i giudici hanno ritenuto giusto dare. E adesso il concetto di giustizia, quello dei giudici è stato questo, punto. Io non critico, per carità, avranno valutato bene, perché le sentenze vengono fatte così, vengono fatte, e poi c'è la possibilità di impugnazione dalle altre parti. Ecco, naturalmente ci sono sentenze che hanno dato una certa pena, che hanno ritenuto giusta al caso, sconti adeguati alla collaborazione. Tutti possono valutare se la bilancia, torna a ripetere, i due piatti stanno sullo stesso piano, se qualche piatto pende da una parte o da un'altra. Certo, facendo, come ho detto prima, un raffronto con gli efferrati omicidi, con il numero, la gravità degli omicidi, naturalmente io mi aspettavo quantomeno una chiarezza assoluta ed estrema sulla strage fatta sull'autostrada per l'uccisione di Falcone. Però anche lì non abbiamo tutti gli elementi che ci possono dire chi, come e perché ha ordinato quella strage. Ed infatti poi volevo fare una domanda proprio su questo, perché anche questo è un punto ancora dolente. Ecco, dottor Schiavone, il giudice Tucci ha messo il dito nella piaga su alcune cose. Intanto l'utilizzo sopraffino che la mafia ha fatto anche dei pentiti, basta ricordare il processo per la strage di Via D'Amelio, ma tantissimi altri processi dove poi c'erano dei pentiti a orologeria che poi pentiti non erano. No. Ma che nel caso Tortura, per esempio, se andiamo in tempo, è stato poi il primo in assoluto. Però voglio dire, il giudice Succi ha detto un'altra cosa molto importante: ma è possibile che la mafia avesse così tanta paura di Santino Di Matteo e non avesse paura delle dichiarazioni di Brusca, che poi era realmente un capo mafia, cioè realmente conosceva i segreti di Cosa Nostra? Ma guardi, io ripeto sostanzialmente quello che ho detto prima, cioè la legge sui pentiti è uno strumento di cui uno Stato non può fare a meno, cioè è uno strumento, dipende da come lo si usa, è evidente. Allora, in questo caso specifico, bisogna per forza parlare di questo caso specifico, siamo sicuri che il bilanciamento che spetta al giudice di merito sia stato corretto? E non lo sapremo, noi non lo possiamo sapere. Secondo me, personalmente, ma io vado soltanto per supposizione, secondo me no. Di Matteo, ripeto, di umano c'ha niente. Brusca, chiedo scusa, di umano non ha niente. Quindi parlare di pentitismo con riferimento a un soggetto del genere, io francamente a Brusca io ho già viene qualche brivido, ecco, sostanzialmente. Però ancora una volta ripeto, qual è, allora mi domando, quale potrebbe essere la riduzione premiale esatta per uno che ha commesso 200 omicidi? Quale? Non saprei proprio, non sono in grado di rispondere. Uno che commette reati di questo tipo con l'efferatezza che ha dimostrato, francamente, io credo che non sia meritevole di nessuna riduzione di pena. Però la legge questo dice. È un problema, ripeto ancora, giustamente il dottor Succi ha detto che la legge vale intanto in quanto sia applicata correttamente e saggiamente, con equilibrio. La legge migliore
non vale niente se chi la applica senza equilibrio. Ora, sono considerazioni che non consentono risposte. Io capisco quelli che si indignano per una soluzione di questo tipo a un personaggio come Brusca, lo capisco benissimo, l'ho detto prima, non voglio ripetermi, però ripeto ancora che è un problema normativo, è un problema evidentemente anche riferito alla correttezza applicativa di una legge già difficile come questa. Ma noi possiamo già dare per scontato, ripeto, che i pentiti finiscano per fare i collaboratori non collaborando sostanzialmente. Cioè, io sono convinto che i dubbi che si hanno sul caso Brusca sono, secondo me, fondati, però la mia è una supposizione, ripeto ancora, è un problema normativo ed è un problema di correttezza di scelta che da parte nostra non è molto sindacabile. Una volta che si descrive l'impianto della legge, poi deve essere applicata in modo corretto. Ma uno Stato non può farne a meno, ripeto ancora. Quando io ho sentito un politico navigato come l'onorevole Salvini dicendo che se c'è una legge del genere bisogna cambiarla, insomma, già il fatto che la metto in dubbio mi dà un po' di perplessità, ecco questo. E se la metti in dubbio sull'esistenza, bisogna che si informi un po' di più e magari studi un po' di più. Io non saprei cos'altro dire. Questo è un segnale anche della pochezza dei politici di oggi, insomma. Questo non c'è dubbio. Tra l'altro un suo collega di partito firmò un provvedimento, parlo di Maroni, poi dopo un mese disse: ma io non sapevo quello che stavo firmando, non sapevo quello che ho firmato. È tutto un dire. Ma io voglio tornare a Brusca e mi rivolgo al dottor Soci, perché poi noi abbiamo già parlato della pista che ha portato poi alla strage di Capaci. Dottor Soci, lei sostiene da sempre una tesi sulla quale io concordo pienamente, della quale però Brusca non ha mai parlato, non ha mai aperto bocca. Sulla strage di fatto ci sono ancora solo buchi neri e basta. Lo stesso onorevole Fava, che è stato presidente della commissione giustizia, ha detto: non mi stupisce il fatto che dopo 25 anni Brusca sia uscito dal carcere, perché lo prevede la legge, ma mi stupisce il fatto che a distanza di tutti questi anni non si sia fatta chiarezza. Questo è il problema poi di base. Allora, che tipo di pentimento ha avuto? Non si è pentito un bel niente, cioè ha detto quello che faceva comodo, poi quello che non faceva comodo se l'è tenuto per sé. Dottor Soci. Ma io ho sempre sostenuto una cosa, ma è una mia opinione soggettiva, per carità, non legata a conoscenza dei fatti, legato al fatto di essere uno che mi interessa di certe problematiche, che tre omicidi commessi in Sicilia non sono legati alla mafia. Mi riferisco al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Falcone e a Borsellino. La mafia uccide per quello che puoi fare, non uccide perché tu 10 anni fa gli hai guardato storto, gli hai fatto qualche danno. La mafia non è così sciocca. Infatti la mafia capiva che l'uccisione di Falcone e Borsellino avrebbe comportato una reazione dello Stato molto seria. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è andato a Palermo 100 giorni. Tutti noi ricordiamo la polemica, come lui diceva: datemi potere, nessuno gli aveva dato mai potere contro la mafia. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non aveva potuto operare contro la mafia. Ma poi fu ucciso. Fu ucciso forse per manovalanza della mafia, che la mafia fa anche questo. Ma sicuramente, secondo me, il movente ad uccidere Carlo Alberto Dalla Chiesa era legato a quello che sapeva sul terrorismo. Non sicuramente a quello che aveva fatto in 100 giorni o che avrebbe potuto fare se gli avessero dato i poteri nei confronti della mafia. Falcone fu ucciso. Falcone ormai stava al ministero, Falcone ormai la mafia sostanzialmente non l'avrebbe più potuta sostanzialmente perseguire come pubblico ministero. Ma secondo me la pista che Falcone stava seguendo
E questo ce lo dice anche Cossiga, ce l'ha detto anche Andreotti, era quella del tesoro del Partito Comunista Sovietico che doveva essere riciclato. Ma lì discutiamo, sentite bene, di miliardi e miliardi e miliardi, forse di miliardi e miliardi di euro, cioè cifre enormi che sono state riciclate nel sistema economico produttivo italiano, perché noi non siamo secondi a nessuno nel riciclare i soldi. Si pensa ai collegamenti con la Banca Vaticana, con lo IOR, con le cooperative, con le nostre aziende, e c'è la mafia nel riciclare i soldi sporchi, è una delle migliori organizzazioni del mondo. Forse, io lo ritengo, questo però è una mia idea che ho sempre sostenuto, forse l'omicidio di Falcone e poi di Borsellino, che sono morti quasi insieme, andrebbe investigato in questa direzione. È una pista difficile, è una pista, capisco, fuori dal territorio nazionale, con implicazioni serie, non lo so. È più facile cercare di dire che Falcone e Borsellino sono stati uccisi per la trattativa Stato-mafia, perché ci abbiamo, come ho detto prima, il diavolo, lo sterco del diavolo che è la trattativa, e quindi anche questi avevano scoperto qualcosa sulla trattativa e quindi li hanno fatto fuori i mafiosi. Ecco, Brusca, secondo me, sulla strage di Falcone sa chi forse ha fatto l'esecutore materiale, ma non sa il perché e chi ha ordinato. Non lo sa, o se lo sa non lo dirà mai. Ma perché non lo dirà mai? Perché lui a sua volta ha paura della sua incolumità personale, della sua vita, perché naturalmente a certi livelli, come sgarri, ne subisce le conseguenze. Insomma, se si discute di delinquenza internazionale di altissimo livello, di livello per noi inimmaginabile, non lo so, sono mie opinioni, naturalmente, sono dettate da mia esperienza, da mio intuito, forse, che possono essere, rivelarsi anche sbagliate, per carità, cioè le opinioni possono essere appunto opinabili, però sono dettate o comunque suggerite da un'esperienza di ormai 40 anni e più di professione, insomma, capito? E io non credo che i mafiosi uccidono per quello che è stato fatto prima, i mafiosi uccidono per quello che potrai fare dopo, perché, come ho detto prima, i mafiosi sono intelligenti, sono un'organizzazione che vive da tanti anni, insomma, capito? Un'organizzazione che vive proprio per la sua crudeltà, ma soprattutto per la sua intelligenza. Come lei giustamente ha detto, i mafiosi più delle volte hanno depistato attraverso il sistema dei collaboratori di giustizia con intelligenza. Depistavano e facevano dire ai collaboratori di giustizia quello che loro avevano deciso che si poteva dire e si doveva dire, a volte vero, a volte falso. Abbiamo, come ho detto prima, quello di Scarandino, della strage di Via D'Amelio, una eterodirezione da parte della mafia degli autori della strage, e i magistrati purtroppo sono caduti nel tranello, hanno arrestato anche degli innocenti, poi riconosciuti innocenti, hanno iniziato altri processi. Può capitare, perché abbiamo di fronte un'organizzazione con un'intelligenza superiore e una capacità superiore. E per questo sono prese con le pinze le dichiarazioni, ma proprio per confermare quella che poi è la sua ipotesi sul caso Falcone, insomma, stesso Paolo Borsellino disse: non sarà la mafia a uccidermi, forse sarà quella che premerà il grilletto, ma non sarà la mafia a uccidermi. Quindi conferma esattamente quella che è la sua teoria. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi ci riprendiamo per l'ultima parte della trasmissione fra 3 minuti.
lasciamo nuovamente con il nostro ospite la terza e ultima parte della trasmissione. Insomma, dove sta andando a parare la giustizia nel nostro paese, dottor Schiavone? Ma guardi, il problema della riforma della giustizia non è un problema, diciamo, di cambiamento di singole leggi, è un cambiamento di sistema. Bisogna trovare il modo per organizzare il sistema della giustizia su basi totalmente diverse, a cominciare dalla selezione dei magistrati e dalla loro progressione di carriera. Allora, il caso Palamara, che ha scandalizzato l'Italia, ha evidenziato l'esistenza di un problema che a tutti i magistrati era assolutamente noto, magari non a questi livelli, ma era assolutamente noto. Era una patologia conosciuta. Io ricordo, ho fatto per qualche anno, svolto le funzioni di capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e questa anomalia dell'interferenza delle correnti dei magistrati nella progressione di carriera e in molte altre cose, io l'ho sempre percepita e francamente l'ho sempre pure denunciata. Il problema della giustizia però è un problema che deve affrontare tutto il sistema, non riforme. Io ho paura che qua si cambi una singola legge e dopo si lasci tutto come prima. E invece no. Io per esempio sono per una selezione dei magistrati molto un po' particolare, adesso è inutile dire un po' troppo lungo esprimere le mie idee, ma per esempio credo che le funzioni dei magistrati devono essere assolutamente improntate a specializzazione fortissima. Non si può più. Io sono fortemente convinto, per esempio, della necessità di modificare il sistema cosiddetto la legge Mastella, e cioè il sistema della rotazione, del cambiamento delle funzioni ogni anno. Sono del parere che il magistrato invece deve, al contrario, essere portato a svolgere funzioni sempre più con una professionalità sempre più accentuata. Di fronte a una avvocatura che si prepara ad affrontare tematiche con specializzazioni fortissime, non possiamo noi opporre come giudicanti dei magistrati che invece sono costretti a cambiare funzioni ogni tanto. Trovo che questo garantismo sotteso a questa legge sia un apparente garantismo. Il garantismo deve essere effettivo, le garanzie non devono essere apparenti. Il cambiamento delle funzioni, mi volete dire a cosa serve? Soltanto ad apparire i terzi, i magistrati fuori dai contesti territoriali e quindi con maggiore terzietà e indipendenza. Io ricordo, almeno il mio convincimento è questo: l'indipendenza non deve essere una prerogativa dei magistrati tout court, ma l'indipendenza è un diritto che i cittadini hanno di vedere loro, i magistrati, che siano indipendenti. Il fatto di pretendere che un magistrato sia, e pretenderlo scrivendolo nella riforma del 99, per esempio, che il magistrato deve essere terzo indipendente, ma mi domando che cosa deve essere un magistrato se un terzo indipendente? È una connotazione intrinseca dell'essere magistrati, di svolgere la funzione di magistrato. Questo è. Il sistema della giustizia va riformato, però io ho qualche dubbio che almeno dalle notizie che si hanno
sulle intenzioni delle forze politiche di mettere mano alla riforma della giustizia. Ho qualche dubbio che si proceda in modo diverso dai soliti tradizionali cambiamenti, soprattutto nel processo, che sono assolutamente inutili, e invece senza toccare la vera sostanza. Anche il principio della del rapporto separazione delle carriere è un fatto che si sta un dibattito che si acuisce soprattutto con le patologie che sono state accertate, cioè del caso Palamara. Ora, questa credo che sia l'occasione, visto che ce lo chiede l'Europa, è l'occasione di mettere mano a una riforma, ma ripeto, a una riforma vera, a una riforma non apparente, non un cambiamento di qualche norma a macchia di leopardo, ma un cambiamento radicale che cominci dalla stessa selezione dei magistrati e poi dalle progressioni di carriere anche degli magistrati e dalla diversa organizzazione della giustizia. La giustizia ha bisogno di una organizzazione razionale, una organizzazione anche proprio dal punto di vista della distribuzione degli uffici, che sia molto più attenta di come è oggi adesso sostanzialmente. Dottor Succi, ha seguito l'intervento del dottor Schiavone? Insomma, anche lei parla spesso di alta professionalità del magistrato, di separazione delle carriere. Ecco, lei come la vede? Ma guarda, concordo in pieno con quello che ha detto il collega, il presidente Schiavone, quindi è inutile aggiungere altro perché lo ha detto con serietà, con profondità di argomentazioni, e quindi la mia voce sarebbe un ripetere sostanzialmente quello che lui ha detto. Voglio solo sottolineare questo: se noi nominiamo capi di uffici giudiziari, non i più capaci, ma quelli che sono sostanzialmente più interni e più addetti, più interni alla corrente, in maniera dispregiativa, diciamo così, più subalterni, più meno autorevoli, noi facciamo un danno alla giustizia. I capi degli uffici devono essere quantomeno nominati più capaci, i più capaci sul campo. Esistono delle regole di selezione del personale che noi non abbiamo, esistono delle capacità direttive che vanno valutate. Non tutti lo hanno, perché i giudici fanno un altro mestiere, ci sta chi ce li ha, che ha studiato, che eccetera, chi non ce li ha. Purtroppo il giudice scrive sentenze, non è che sa amministrare uffici, si trova catapultato ad amministrare un ufficio e non sa nemmeno cosa siano le relazioni sindacali, cosa siano la direzione del personale, cosa siano i suoi adempimenti, eccetera. E poi si vede che la giustizia è una cenerendola. Ecco, noi dobbiamo riformare, come diceva il presidente Schiavon, la selezione dei magistrati, e in particolar modo la selezione della classe dirigente, non in base alla maglietta, perché come diceva Cossiga, ci stanno dei personaggi che lui non nominerebbe nemmeno amministratore di una casa ad un piano. Per intendersi, amministratore di una casa ad un piano è molto semplice, non è un grattacielo, e quindi c'è un solo appartamento, quindi tu dovresti amministrare le spese, eccetera, eccetera. Ma io ho visto dei presidenti di tribunale, naturalmente qui non si fanno nomi, in genere, che io veramente non avrei nemmeno concesso l'amministrazione di una casa un piano, come dice Cossiga. Ecco, stiamoci attenti, quando si nomina un capo ufficio, nominiamolo perché è bravo, perché è competente, perché è dipendente, e se deve essere dipendente anche dalle correnti. Ironia della sorte, le correnti come fanno a nominare uno che è indipendente dalla corrente? Non lo faranno mai. E quindi noi dobbiamo spezzare l'egemonia delle correnti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Le soluzioni sono: o si riforma il Consiglio Superiore della Magistratura in maniera radicale e si spezza il collegamento con le correnti, o si eleggono
a sorteggio, così sarebbe risolto il problema alla fonte, però naturalmente bisognerebbe cambiare la Costituzione, che parla di elezione, non di sorteggio, e quindi diventa molto complesso cambiare la Costituzione, perché sul punto della giustizia non ci si trova mai d'accordo, perché ognuno, il sistema politico è sempre non mai d'accordo, oppure si agisce in altri modi. Non è detto, per esempio, che la nomina dei dirigenti si nomini una commissione scientifica, così come fatta per la nomina dei consiglieri di Cassazione, che valuta le attitudini direttive, così come per la nomina dei consiglieri di Cassazione la commissione scientifica valuta le attitudini di studio, di capacità di analisi e interpretazione delle norme giuridiche. E poi il CSM valuta in base a certi parametri. È logico che quando uno riceve 10 come attitudine direttiva e un altro riceve 6, il CSM per nominare quello che ha avuto 6 dovrebbe fare i salti mortali con la motivazione più approfondita, e sarebbe materia di annullamento da parte della giurisdizione amministrativa. Non lo so, qualche cosa bisogna fare. Dottor Schiavone, mi permetta di... Prego, dottor Schiavone. No, volevo aggiungere, e condivido totalmente quello che ha detto il dottor Succi, assolutamente. Volevo aggiungere, io ho constatato, ho visto delle cose che forse altri non hanno visto, cioè là, quando ci sono il CSM, e tutti dovrebbero essere a conoscenza, perché è impossibile che uno che ha fatto parte del Consiglio Superiore non sappia, non conosca queste patologie. Quando ci sono i concorsi a gruppo, cioè che cosa si fa? Si assegna un posto a una corrente, uno di corrispondente valore in un certo senso, secondo Emanuele Cencelli, all'altra corrente e via di seguito. Cioè, per accontentare tutti, si aspetta, e sorge un'altra grave patologia, non è che al cambiamento di funzioni di un magistrato, di un dirigente, o al trasferimento, al pensionamento, immediatamente lo sostituisce. No! Si aspetta che ci sia un numero sufficiente di eligendi, dopodiché si assegna uno a una corrente, uno a un'altra corrente, e ovviamente creando dei danni enormi ai singoli uffici giudiziari, che vengono privati del dirigente anche per anni. Una stortura incredibile questa. E ovviamente bisogna ovviare a queste. Le patologie le conosciamo tutti. Io sono molto contrario alla nomina dei membri togati del CSM per sorteggio, a parte che avrebbe una connotazione incostituzionale, come ha sottolineato il collega Succi. A parte questo, io credo che sarebbe un cedere a un pressapochismo. Bisogna trovare un sistema, bisogna trovare un questo. Credo che non avremo neanche tanto lo spazio qui in questa sede per fare delle proposte. Certo che bisogna assolutamente, non è neanche opportuno eliminare le correnti, bisogna eliminare il correntismo, non le correnti. Le correnti sono anche espressione di una vivacità intellettuale, è il correntismo che è la patologia da eliminare. Chiedo scusa dell'interruzione. No, ecco, dottor Succi, non sono le correnti ma il correntismo. Lei che pensa? Ma le correnti, come ha detto il Presidente, sono essenzialmente dei riferimenti culturali, delle aggregazioni politiche e sociali che non possono essere eliminate, perché ognuno poi si associa, c'è la libertà di associazione. Quello che è grave è la presa di possesso delle correnti del potere del CSM, quindi il correntismo, come ha detto il Presidente. E quello deve essere spezzato. Ci sarà un sistema, ci deve essere un sistema che spezzi questa, perché qui come funziona? Io ti do il mio voto e tu mi sistemerai, questo è il concetto.
Voi avete visto tutto, avete sentito o comunque avete letto il Trojan di Palamara, in cui il sistema è stato messo sotto gli occhi di tutti. Insomma, come diceva il presidente, il CSM provvede a pacchetti, a blocchi, e questo è sbagliato, perché lì il sistema a pacchetti, a blocchi, è evidentemente fatto apposta per accontentare tutti. Facciamo 4 a 3, 3 a te, 2 in base alla forza elettorale, 4, 3, 2, 1 in base al potere elettorale, alla percentuale di votanti che abbiamo avuto alle elezioni, e quindi a membri del CSM eletti. E quindi noi aspettiamo che si incastrino questo, perché troviamo un accordo. Manuale Cencelli era un manuale da educandi con quello che è successo in magistratura. Forse Manuale Cencelli aveva una sua caratteristica di legalità e di effettività e di competenza, e quindi il fatto che si scelgono a volte nemmeno gente competente, insomma, esatto. Si scende il più incapace. Stranamente, la prevalenza del più incapace in magistratura ha una sua logica. Non dico che è successo sempre così, perché poi è logico che a furia di scegliere il più incapace, poi si sceglie pure il capace, per carità, questo è chiaro, capita pure. Ma sicuramente non tutti quelli che vengono nominati capi ufficio sono capaci. Esistono pure dei magistrati effettivamente capaci nel dirigere degli uffici, per carità, questo capita, sono nominati pure dei magistrati capaci. Purtroppo la selezione non è fatta in base al merito, alla qualità e alla capacità direttiva, è fatta in base ad altri parametri, al colore della maglietta, quello non va bene. È bello sentire dire che ogni tanto capita qualcuno, come dice lei, dottor Succi. Io voglio rimanere con lei per poi fare la stessa domanda che anche al dottor Schiavò. Noi siamo arrivati all'ottavo anno con Delitti e Misteri, e lei, dottor Succi, ha iniziato quasi da subito, lei stava al Tribunale di Terni, e abbiamo sempre parlato di questa riforma della magistratura e questi cambiamenti. Ci sono alternati numerosi giuristi, tutti hanno detto le stesse cose, eppure siamo sempre al punto di partenza. Le chiedo, perché è così difficile apportare questi cambiamenti alla giustizia italiana? Ma cambiare la magistratura per tutti i politici, perché poi la magistratura andrebbe cambiata per provvedimento legislativo, e quindi è una questione politica. Tutti coloro che hanno avuto intenzione di cambiare la magistratura sono finiti sempre male. Questo è una constatazione, storia del nostro sistema politico. Ci provò Silvio Berlusconi, che voleva fare una radicale riforma della giustizia. Questo era il programma, purtroppo è stato forse giustamente, non lo so, comunque ha avuto dei processi. Ci provò Biondi, quando cercò il ministro Biondi di fare un intervento con mani pulite, e ci fu il proclama comunque mettersi a riformare la magistratura contro il sistema rappresentato da Palamara, e lo dice lui, non lo dico io, è stato sempre pericoloso per i politici. Ed ecco perché i politici vanno coi piedi di piombo. Vanno coi piedi di piombo, e sostanzialmente la riforma della magistratura, che necessiterebbe di una politica forte, di una politica unita. Ma in Italia i politici tutti, tutto so, fuorché uniti, nel momento in cui ci si mette a riformare un sistema del genere, l'unione di intenti c'è inizialmente, sì, dobbiamo riformare, poi come? Lì poi iniziano i distinguo, eccetera. E fra tanti galli non si fa mai giorno, insomma. Ecco, questo secondo me è uno dei motivi della mancanza di riforma della magistratura. Ci provò, come ho detto, il governo Silvio Berlusconi, che all'epoca aveva, soprattutto quando fu rieletto la successiva volta dopo la prima, aveva una maggioranza bulgara, e purtroppo non riuscì a farla, non la fece. Forse questo è uno dei motivi della sua decadenza. Aveva promesso, prese i voti pure, sulla promessa di una riforma radicale della giustizia, e purtroppo
fece delle riforme, per carità. La legge Castelli riformò qualcosa, cioè fece una riforma, riformò anche l'elezione del CSM, prevedendo anche la possibilità di candidati indipendenti e autonomi dalle correnti, però fecero un grosso errore strutturale, non misero un numero minimo, perché lì che succede? Se si presenta un candidato indipendente, nei confronti di quelli delle correnti non ha possibilità di vincere, perché quelli delle correnti che hanno fatto? Blindarono le liste, nel senso che in Cassazione veniva eletto uno e si sapeva già chi era quello di Unicosta, Vladimiro De Nunzio, mi ricordo che si sapeva prima delle elezioni perché avevano quei voti. Chiunque si fosse candidato non poteva ottenere i voti della corrente Unicosta dell'epoca. E loro non è che candidarono sei persone in modo che tra sei si sceglie, no, candidarono uno solo, in modo che tutti i voti di Unicosta andavano a Vladimiro De Nunzio. E fu eletto Vladimiro De Nunzio. Cioè, con il sistema elettorale del CSM, le correnti possono mettere un cavallo e fare eleggere quel cavallo. Meglio sarebbe a dire un asino, fare eleggere l'asino. E questo è grave, cioè non danno nemmeno la scelta ai singoli magistrati di scegliere il nome. È la corrente che candida il personaggio e quel personaggio sarà eletto perché riceve voti dalla corrente. Nemmeno la possibilità di scelta tra più candidati, perché è logico che le correnti non si mettono a rischio di spezzettare il loro voto dando la possibilità a qualche candidato autonomo e indipendente senza essere legato alle correnti di essere eletto, perché è logico che se io candido uno deve essere eletto, ne candido 10 in lista, i miei candidati si dividono i voti della corrente in 10 e può darsi che quell'uno che potevo essere eletto non viene eletto, viene eletto quello della corrente. Ecco, sono dei sistemi elettorali molto complessi, ma che ci fu l'errore nella riforma Castelli. Dottor Schiavone, in un minuto che siamo fuori tempo, sì. Insomma, chiunque affronti il tema giustizia, insomma, finisce sotto inchiesta. Ma il giudice ci ha fatto qualche esempio, ma sono tutti finiti male. Così. Sì, beh, sicuramente è un tema divisivo. Quello della giustizia è un tema fortemente, fortissimamente divisivo. E basta vedere anche adesso, io ho molte perplessità che si possa, mi riferisco ai referendum che saranno presentati. Non si può fare una riforma della giustizia con un referendum, con tutto rispetto per lo strumento del referendum. Il sistema della giustizia è una soluzione complessa, bisogna toccare moltissimi punti. Bisogna toccare il punto della organizzazione. Anche della distribuzione degli uffici giudiziari, degli organici. Ci sono dei casi, nel nord c'è una domanda di giustizia più portata al civile che non a quello penale, e viceversa nel sud. Bisogna determinate scelte anche sulle riduzioni delle dimensioni degli uffici, sono assolutamente rivedibili, bisogna rivederle. Faccio un esempio, si è voluto conservare determinati uffici giudiziari dicendo ma qui c'è la mafia, ma appunto perché c'è la mafia bisogna organizzare un ufficio a più larghe dimensioni con dei pool molto più consistenti. Bisogna quindi... Non si possono risolvere questi problemi con i referendum, ripeto, con tutto il rispetto. Bisogna trovare una soluzione per moltissimi problemi che non sono, che richiedono interventi diversificati. Soprattutto bisogna rivedere, ripensare, io chiedo, alle funzioni che vengono richieste ai magistrati. I magistrati, ripeto ancora, non possono essere adibiti a funzioni diverse ogni
ogni periodo, 10 anni poniamo, c'è gente che è passata dal penale al fallimentare. Ma com'è possibile? Io il fallimentare l'ho fatto tutta una vita. Com'è possibile? Non è possibile. Sarà sempre un giudice superficiale. Un giudice superficiale non serve a niente. Bisogna che noi ci contorniamo di magistrati che sono specializzati in determinate materie. Solo così, e devono essere i migliori. Devono essere indotti anche a specializzarsi, non possono essere dei pressapochisti e dei conquisti. Quindi, ripeto, la riforma della giustizia è assolutamente necessaria, ma non si pensi di fare una riforma cambiando qualche norma soltanto per dare una impressione di un cambiamento di facciata. La ringrazio, dottor Schiavoni. Intanto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato via, siamo andati oltre anche di qualche minuto. Io la saluto, dottor Schiavoni, spero di fare un'altra puntata la prossima settimana, perché gli argomenti sulla giustizia sono tanti. Avevo una scaletta lunghissima, ma siamo riusciti a trattarne solo neanche un terzo, per cui è un argomento che poi interessa molto i nostri telespettatori, perché sono le trasmissioni più seguite, quelle dove si parla di giustizia proprio come stiamo facendo oggi. Grazie molto a lei e un saluto carissimo anche al collega. Spero di averla la prossima settimana con noi. Saluto anche lei, dottor Socci, e grazie come sempre della sua partecipazione. Che veramente, ripeto, sono trasmissioni veramente molto seguite, perché il tema della giustizia, che sembra che la gente non interessi, invece la gente è attratta dal tema della giustizia, poi dopo le rivelazioni di Palamara ancora di più. Ecco, bene, a questo punto, cari amici, il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, non mi resta quindi che salutarvi, darvi velocemente un appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.
ammazzata. Con la mafia, non è con lo Stato, c'è stato ammazzato.